Fu travolto da un macchinario tessile caricato su un camion senza un'adeguata imbracatura. Un incidente incredibile, vittima un uomo di 50 anni che camminava sul marciapiede in Via De Sanctis. Il fatto risale alla mattina del 29 settembre dello scorso anno. In questi giorni il sostituto procuratore Lorenzo Gestri ha chiuso l'inchiesta. Due gli indagati, il conducente del camion e il suo titolare, Alfio Lorenzini, dell'omonima ditta di trasporti. Tutti e due accusati di lesioni gravissime colpose. Hanno chiesto di patteggiare e la procura ha dato il consenso. Un'inchiesta complicata che ha intrecciato profili di violazione della sicurezza sul lavoro a infrazioni al codice della strada. Gli accertamenti affidati alla ASL e alla Polizia Municipale hanno concluso che il carico non era stato ancorato nel modo giusto al camion. Il macchinario si ribaltò proprio nel punto in cui stava passando il pedone, che fu letteralmente schiacciato. La vittima riportò lesioni gravissime, frattura della teca cranica, fratture costali e lombari, ferite alle gambe e ai piedi.